Ultima amichevole del Napoli a Castel di Sangro per chiudere questo doppio ciclo di ritiri di Maro e Castel di Sangro. Cosa ne pensate di questo nuovo Napoli? Io sono fiducioso perché comunque bene o male siamo più forti dell'anno scorso, penso. Però confido in De Laurentiis un altro paio di colpi, logicamente sperando sempre che ci siano le uscite che possano permettere questi due nuovi acquisti. Però sono molto molto ottimista. Tra 9 giorni inizia il campionato, si va a Verona. Con quale squadra, con quale portiere, quali saranno gli attaccanti? Bella domanda, il portiere sinceramente non te lo saprei dire. Veramente sto in difficoltà nel rispondere a questa domanda perché è l'unico ruolo dove il Napoli forse si è fatto trovare un poco impreparato e sinceramente mi ha meravigliato questo ritardo. Alla fine penso che forse giocherà Meret, visto che comunque il 1º settembre finisce il calciomercato, quindi alla fine fin quando è un giocatore del Napoli penso che giocherà lui sicuramente. Dei nuovi acquisti, quale vi ha particolarmente sorpreso? E vabbè, Kvara è logico, ne avevo già viste le immagini, però vedendo le partite fino ad ora per televisione, adesso lo vediamo dal vivo, mi ha veramente impressionato. Sicuramente non per mancare di rispetto ad Insigne, ma sicuramente ci darà qualcosina in più rispetto all'ultimo Insigne. Invece per Koulibaly, Kim, è difficile sostituire un giocatore come Koulibaly, ma Non sono affezionato molto ai giocatori, io sono affezionato solo alla maglia, quindi capisco che Napoli, come così, come tutte le altre squadre italiane, sono squadre di passaggio. Fortunati che Koulibaly sia stato 9 anni con noi, ma penso che Kim l'ho visto bene, non lo farà rimpiangere un ultimo pensiero glielo chiedo su Mertens. sicuramente. Mi è dispiaciuto tantissimo, ma fa parte pure lui di quella vecchia guardia che ti devo dire la verità. Io ancora non ci dormo la notte di 2 anni fa, la partita col Verona, e loro stavano in gamba, queste persone che se ne, questi giocatori che se ne sono andati, Mertens, Insigne, Koulibaly. Erano lì quando Napoli-Verona è finita 1-1, quindi va benissimo il Quindi è rinnovo giusto cambiare. e va benissimo il rinnovo totale, si ricomincia da capo. Siamo pagina. Ok, Grazie, grazie mille. grazie a voi.